Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi la parola di Dio toccherà il nostro cuore. Prepariamoci a questo incontro speciale con Lui. E leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti 22-35. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Amen». Cari amici, siamo sempre in una scena natalizia, in quanto Gesù viene presentato a Gerusalemme, presentato al Tempio, secondo la legge. Avviene un fatto davvero molto molto bello da parte di una persona, un uomo di Dio, Simeone. E pensate che questo fatto è così importante che ogni giorno nella nostra liturgia delle ore lo ricordiamo prima di andare a dormire. Questo famosissimo cantico di Simeone. Simeone era un uomo che aveva lo Spirito Santo. Dice l'Evangelista Luca che lo Spirito era su di lui e che attendeva la consolazione di Israele. Era un uomo che stava vivendo in un contesto davvero difficile, perché il tempo in cui nasce Gesù era un tempo di grandi attese, ma anche di grandi tribolazioni da parte dei romani, da parte di dottori della legge, in un modo davvero molto rigido, e da parte anche di altri pagani, proprio in mezzo al popolo di Dio. Ecco che Simeone però non si lascia deviare da tutte queste situazioni. Era un uomo che frequentava il Tempio, quindi questo luogo privilegiato della presenza di Dio, e Simeone aspettava la consolazione di Israele. Aveva ricevuto dallo Spirito Santo questa certezza profetica che prima di morire avrebbero visto i suoi occhi il Messia. Ha vissuto tutta la vita in un atteggiamento di speranza, di consolazione. Ecco innanzitutto le caratteristiche di cui noi e ciascuno di noi ha bisogno. La speranza. Non importa la situazione che io sto vivendo in modo personale, in modo familiare, in modo sociale, ma fratelli e sorelle,
Gli occhi di Simeone, gli occhi del suo cuore erano fissi su questa promessa di Dio, su questa consolazione che sarebbe venuta per tutto Israele. Ecco che quel giorno in cui Maria e Giuseppe vanno al Tempio a Gerusalemme per presentare Gesù, lui sente, mosso dallo Spirito Santo, che sta per arrivare quel giorno benedetto. E quando incontra Gesù, ecco che dice l'Evangelista, lui lo accoglie tra le braccia, benedice Dio e dice: «Lascia adesso, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu avevi preparato per tutte le genti». Carissimi amici, oggi siamo chiamati ad avere come modello questo uomo saggio, Simeone. Oggi io, Luca, ma anche tu che stai ascoltando questo video, questo commento, fratello, sorella, sei chiamato, sei chiamata a fare come Simeone. Non distogliere il tuo sguardo da Gesù e guardare agli allarmismi e guardare alle voci scoraggianti e guardare alla precarietà delle cose, alla caducità di questo tempo. Fissa i tuoi occhi, come ha fatto Simeone, su Gesù e gioisci perché Dio è con te. Gioisci perché Dio è al tuo fianco, perché in Lui c'è la tua salvezza. È una luce che si rivela alle genti. E il Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, il tempo di Natale, abbiamo proprio sentito questo, che a quanti lo hanno accolto questa luce, ha dato il potere di diventare figli di Dio, di camminare nella luce. Fratelli e sorelle, non lasciamo passare questo giorno senza avere rifiutato scoraggiamenti, aver rifiutato quelle situazioni che vengono come ostacoli di fronte al nostro Signore Gesù, nato per noi. Facciamo come Simeone, attendiamo pieni di speranza la sua venuta, la sua presenza, perché Gesù viene. Allora, lo slogan di oggi è proprio questo: fissa i tuoi occhi su Gesù. E insieme a me prega il Signore chiedendo che venga nella tua vita oggi. E diciamogli: vieni Signore Gesù, oggi io ti attendo, oggi il mio cuore vuole custodire la tua presenza, la tua parola. Io ti ringrazio, Signore, perché i miei occhi ti possono vedere, i miei occhi possono fare una nuova esperienza di te. Grazie perché in te trovo la speranza di ogni mio desiderio, la speranza di questa attesa che tu mi hai fatto tempo fa. Io ti benedico. Io ti adoro, io ti glorifico, Signore Gesù, perché non mi hai mai abbandonato. E donami, Spirito Santo, come Simeone, di fissare il mio sguardo su di te per attenderti vivo e presente in tutta la mia vita, in tutta la mia casa e nella mia famiglia. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, Dio è con noi, come Simeone. Che sia il nostro sguardo fisso su Gesù. Non lasciamoci distrarre da nulla e attendiamo e accogliamo la sua presenza salvatrice. Che il Signore vi benedica in questo giorno. Grazie che mi avete accolto. Un caro saluto e un abbraccio dalla Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore,
benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore.